Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Ho tantissimi brufoli in giro, sono 5 mesi che non faccio neanche una pulizia del viso perché ho avuto delle complicazioni. Adesso andiamo a purificare la nostra pelle. Prima di tutto laviamo il viso, io uso il gel de Roche-Posay, che lo uso perché mi vengono anche i brufoletti. Andiamo a pulire a fondo il viso. Dopodiché andiamo a asciugarlo bene e andiamo a preparare il nostro prima maschera o scrub. Ho usato 2 cucchiai di bicarbonato, ma ho esagerato, ma io dopo l'ho usato per farmi un scrub sulla pelle, sul corpo, sotto la doccia. Ma basta mezzo cucchiaino e qualche goccia di olio, scusate, qualche goccia di limone. Se non avete il limone a casa potete utilizzare tranquillamente l'acqua o dell'acqua termale. Comunque questo scrub è fantastico, meraviglioso, economico, ma vi lascia la pelle meravigliosa e liscissima. Andiamo a usare questo scrub su sfogliare il viso, anche le labbra. Io ho fatto la mia passeggiata con la mia Cali e abbiamo trovato una pianta di limone, quindi ho approfittato a prendere le foglie. Nel mio piccolo balconcino ho la menta e quindi andiamo a prendere 2 foglie di menta, dopodiché laviamo il tutto e andiamo a metterlo dentro una padella con acqua, padella, una pentola con acqua, la lasciamo bollire, questi fogli di limone, menta, rosmarino, se non avete le foglie di limone ovviamente un pezzettino di limone più che sufficiente. Usiamo questo vapore sul viso per aprire i pori. Dopodiché ho usato questo aggeggino per togliere pulire meglio i pori. Comunque vi consiglio di lasciare la pelle sempre umida perché se no vi fate del male. Nell'infuso che ho preparato ho messo dentro questa spugna che è liquido ancora caldo, tamponandolo sul viso così mantengo i pori ancora aperti. Andiamo a usare la spatola Ultrasonic per pulire meglio il tutto. Dopodiché andiamo a preparare la maschera, semplicissima con lievito di birra, quello normale. Un pochino, e vado ad aggiungere l'aloe puro del 97. Io ce l'ho a casa perché lo uso per purificare il mio intestino, che tra l'altro è un prodotto valido, mi piace tantissimo. Andiamo a applicare questa maschera sul viso e il lievito, come sapete, toglie via l'impurità dalla pelle, chiude i pori dilatati e antirughe. Allora io l'ho messo, dopodiché l'ho rimesso un'altra volta perché si asciuga velocemente la maschera. Andiamo a pulire bene 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 il viso e andiamo a preparare la terza maschera, che è col bianco d'uovo e caffè assolubile, semplicemente, solamente 2 ingredienti. Ma questa maschera è la miglior maschera che ho mai provato in tutta la mia vita. Va benissimo per la pelle perché la lascia super luminosa, va benissimo per le mani, i piedi scricolati, lascia le mani, i piedi nuovi, nuovi da bebè. Vi la consiglio vivamente perché è semplice da preparare ma ha un risultato meraviglioso. Tra l'altro la stessa maschera per i capelli fa miracoli. Andiamo ad applicarla. Io l'ho lasciata un bel po', l'ho lasciata più di mezz'ora. Adesso andiamo a togliere, guardate già il risultato, lascia la pelle fantastica.
Adesso che abbiamo finito con le nostre tre maschere, è un ottimo risultato, sento la pelle super leggera e... Adesso andiamo a applicare dell'acqua di rose, o volendo potete utilizzare il vostro tonico per chiudere i pori, per regolare il pH della pelle, e andiamo a mettere o a usare il retinolo. Io uso il retinolo di Ordinary, come voi sapete o non sapete, il retinolo è un potente antità, riduce in maniera significativa le linee sottili, le macchie scure, e aiuta a migliorare i segni dell'acne e dei brufoli. Vado a massaggiarlo con la pietra di giada per aiutarlo a penetrare meglio il siero. Dopodiché utilizzo un siero per il contorno occhi e vado a massaggiare per attivare la microcircolazione nel contorno occhi. Questa qua è una pulizia del viso velocissima. Vado ad applicare il mio siero di Beauder, che mi sta finendo. Comunque questa pulizia del viso, in frattempo che mettete la maschera, potete andare a pulire la casa, preparare il pranzo, leggere un libro. Io faccio così, soprattutto lo dedico a pulire casa. Comunque andiamo a applicare questo siero che ha un profumo meraviglioso. Dopodiché vado a mettere questa maschera che si chiama Herbal Care My Naturals, o un prodotto vegano. Buonissimo, fatto di alghe blu, è una crema che va bene sia di giorno che di notte. Adesso vado a applicare il mio gel contorno occhi di Herbalife, che io adoro, mi lascia una bellissima sensazione sulla pelle, però soprattutto è super idratante. Adesso andiamo a utilizzare un'altra volta la spatola, perché aiutiamo tantissimo la pelle e soprattutto la aiutiamo a assorbire meglio i prodotti che abbiamo messo. Dopo veramente avete la pelle super asciutta. Volendo potete utilizzare una maschera di tessuto, volendo. Bella gente, spero che vi è piaciuta questa pulizia del viso. Io sono molto soddisfatta, mi piace tanto. Le maschere che mi sono avanzate ovviamente le userò i prossimi 2 giorni, così le finisco e così faccio sparire queste macchie e queste brufolette che c'ho in giro per il viso. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e lasciatevi un commento. Bella gente, alla prossima. Ciao a tutti!